Signore e signori, ben ritrovati in questo nuovo video con la nostra Super G, che sono sempre io. Sono tornata appunto con il mio grembiule, pronta per fare un'altra super ricetta con voi. Visto che ci stiamo avvicinando alle festività natalizie, ho pensato di fare la cremina per il pandoro, che appunto si sposa alla perfezione sia col pandoro che con il panettone, ovviamente, con tre semplici ingredienti: zucchero, eccolo qui, tuorli e mascarpone. Eccoli qua i nostri tuorli. Esatto. 5 tuorli. 5 tuorli e mezzo chilo di mascarpone, circa 100 grammi di zucchero. Quindi super semplice, in 5 minuti è pronta, massimo 10. E iniziamo subito. Partiamo subito con il nostro zucchero. Esatto, il primo passaggio è quello di mettere 120 grammi di zucchero all'interno del boccale per polverizzarlo. Quindi andiamo a mettere, 100 grammi di zucchero. Ovviamente è sempre tutto in descrizione. Esatto, trovate tutti gli ingredienti, le quantità, tutto quello che vi serve in descrizione. Quindi arriviamo ai nostri 100 grammi. Oh, non ci vuole arrivare 100 grammi. Ok. Perfetto, mettiamo il nostro coperchio e polverizziamo per 10 secondi a velocità 10. Ed ecco qui il nostro zucchero a velo sostanzialmente. Andiamo a riunirlo sul fondo tutto con la nostra spatola. Quindi togliamo quello che è rimasto nelle pareti. Consiglio, quando ci sono queste ricette vi dicono di polverizzare lo zucchero, utilizzate sempre lo zucchero che comprate semolato, non utilizzate già lo zucchero a velo, perché la maggior parte delle volte nello zucchero a velo c'è dentro l'amido e quindi non fa venire le cose come dovrebbero, perché vi addensa. Ovviamente l'amido serve per quello, quindi utilizzate sempre lo zucchero, frullatelo e via. In un secondo è fatto. Esatto, e togliamo anche tutto quello dal coperchio e passiamo allo step 2. Andiamo adesso a posizionare la nostra farfalla all'interno del boccale, semplicemente appoggiandola, ok, in questo modo, e aggiungiamo i nostri 5 tuorli. Delle galline della nonna Paola. Esatto, e via. Li avevamo già divisi, che così ci risultava più semplice, e li andiamo a far scendere tutti, perché uno o due si erano spappolati. Perfetto. Poi andiamo allo step 3. Perfetto, messi i 5 tuorli, chiudiamo il nostro boccale, avviamo per 2 minuti a velocità 2 e facciamo montare appunto lo zucchero con i tuorli. Quindi ci vediamo tra 2 minuti. Andiamo ora col nostro mascarpone mezzo chilo, quindi 2 confezioni nel mio caso. Se trovate quello da mezzo chilo, tanto meglio. Questa è una ricetta per 12 porzioni. Poi dipende, ecco, dalle persone che avete, dalle porzioni che consumano. Infatti io gli ho detto che secondo me non basterà. Vedremo. E una confezione è andata. Ne andiamo con la seconda. Esatto. E via con la seconda. Che cascata di grasso. Puro. E puliamo bene tutta la nostra confezione. Perfetto. Messo tutto il mascarpone, chiudiamo il nostro boccale e avviamo per 2 minuti a velocità 2. Semplicissimo. Quindi per 2 minuti deve amalgamare e successivamente la nostra crema è sostanzialmente pronta per essere consumata immediatamente o essere conservata, come nel mio caso, che la utilizzeremo domani. Quindi aspettiamo questi 2 minuti. Siamo quindi giunti al termine dei 2 minuti ed ecco qui la nostra cremina. Andiamo semplicemente a togliere la farfalla che non ci serve più e che si è incastrata. Allora facciamo una cosa, togliamo il boccale. Così ci possiamo muovere un po' più liberamente. Togliamo la nostra farfalla, se ce la faccio. Ok, prendiamo un po' di carta così non mi scivola, riesco a sganciarla forse. Ok. Io direi di leccare quello che c'è nella farfalla. Così la andiamo a assaggiare. Perfetto. E via, assaggiamola quindi. È buona, buonissima raga, è buona? Buonissima, è veramente, mi ricorda proprio mia nonna. E poi secondo me più riposa meglio è, cioè se riposa una notte secondo me è meglio, no? Solitamente si fa sempre il giorno prima. Io sono sempre stata abituata appunto che si faceva il giorno prima per il giorno dopo. Quindi ragazzi, mentre noi qua stiamo tentando di pulire la farfalla, cerchiamo magari un attimo di, vedete, ve la faccio vedere com'è bella. Guardate che meraviglia,
come bella soda. Mm-hmm. Io finisco di pulire la farfalla, che così almeno non sprechiamo nulla. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Grazie per averci seguiti. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento e seguiteci. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale e a tutti gli altri social che trovate appunto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!